che dovrebbe esserci e Manila. Manila Esposito, la vincitrice dell'edizione 2023, è lei ad aprire veramente con i fuochi d'artificio. Sì, ha un'eleganza sì, veramente bellissima. Sono curiosa di vedere la prima diagonale se prova effettivamente quello che ha provato anche Ravenna oppure no. No, sono molto d'accordo con la scelta di non avvitare. Ha fatto solo tra virgolette il doppio teso, ma perfetto, bravissima. Non sarebbe cambio con un giro. Doppio giro impugnato in Illusion. Enjambé ad anello e Stragg. Due e mezzo teso avanti, bravissima, con un piccolo saltellino all'arrivo, ma proprio piccolino. Doppio carpio, brava, un po' sulle punte l'arrivo, un po' in carico sui tendini, ma nessun problema a livello di penalità. Bravissima Manila, soddisfatta. A me piace un sacco Sì. questo body nero, se posso dirvelo, le trovo estremamente eleganti. Direi un ottimo inizio per la ginnasta di Bosco Trecase, 2006 l'abbiamo detto, giovanissima, cresciuta alla ginnastica Civitavecchia con Camilla Ugolini e Marco Massara, adesso è all'Accademia di Brescia. Siamo ora alle parallele asimmetriche con Morgan Osisek. Molto bene la parte di Chapo più Pac, mentre questo Chapo cortissimo, avete visto come l'ha preso proprio con le unghie? Cambio petto, Jäger, questo buono. Kick verticale, piantata a mezzo giro, swing, ricordo tutti swing perché rimane dalla stessa parte e doppio avanti, cambio petto. E doppio avanti d'uscita. Un buon esercizio, non denso di difficoltà, ma preciso e pulito. Brava. Bravissima. Intanto abbiamo il Brasile Al impegnato al volteggio, volteggio, sì. la Francia alle parallele asimmetriche, gli Stati Uniti hanno iniziato alla trave con Kaylor Dulci e poi abbiamo visto l'Italia al corpo libero. Partita la prima ginnasta al Brasile. Sì, Jade Barbosa, oh, Ah no, doppio la avvitamento. seconda allora, non abbiamo visto Caroline Pedro. Ha fatto Yurchenko con doppio avvitamento, un po' scarsino sia sulla rotazione dell'avvitamento che sull'arrivo, però ginnasta di grandissima esperienza, quindi è riuscita a portarlo a casa, guardate, che non arriva proprio, proprio bene girata coi piedi, arriva un po' coi piedi girati, spalle basse, passone in avanti. Mi pare che gli Stati Uniti abbiano iniziato molto bene la trave. Sì, sono Adesso. sempre gli Stati Uniti comunque, hanno un modo di lavorare sempre estremo e bellissimo, anche se non sono nomi magari proprio super conosciuti. Alice D'Amato si prepara al corpo libero, dopo di lei Asia, poi Angela Andreoli che ha preso il posto di Giorgia Villa e chiude Elisa Iorio. A parte Angela, sono tutte ginnaste del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Intanto rivediamo i replay della Barbosa, il suo salto al volteggio. Polizia di Stato che ha festeggiato i 75 anni proprio la scorsa settimana. Intanto rivediamo in tribuna autorità il presidente federale Gerardo Tecchi con il vicepresidente Rosario Pitton. Ed eccola qui, Alice. Nella sua posizione di partenza, il bip e via, gamba. Partita. Molto bella la parte a terra di Ali. Gamba. Silivas, bravissima. Silivas che è un doppio raccolto con doppio avvitamento.
doppio teso. Ah! Arrivo bello carico, sulle caviglie. Doppio giro Wolf, brava. Jambe cambio e go Jehan, che è uno strag con mezzo giro. Questo molto buono. Gamba ali. Doppio avvitamento avanti, bravissima. Molto bene. Anjambe cambia d'anello. Brava! Molto bene, sono contenta che in seconda diagonale ha messo il doppio teso piuttosto che la diagonale combinata con il triplo avvitamento che avevamo visto in Serie A, che non era secondo me l'ideale. E quindi questo è un esercizio veramente buono. Adesso vedremo il punteggio. Comunque Manila 13.767. Sì, una intanto, buona partenza, attento un po' di fatica adesso per la francese. Sì, sta facendo un po' un caos. Aiken. Tutta una parte sotto un po' confusionaria e invece adesso forse si è ripresa bene. Parlato troppo presto, capovolta con un giro molto passata. Cambio petto Jäger, forse ha toccato addirittura con il piede. Cambio petto swing, gran volta e uscita. Doppio teso. Mi piace indovinare prima dell'esecuzione. Bene per l'uscita perché è molto bella, però tutto l'esercizio, vedete, l'allenatore gli sta dando subito i feedback immediati per apprenderli in maniera migliore, e non è andata benissimo tutta la prima parte dell'esercizio. Gli Stati Uniti fanno il loro esordio con un 13.833 di Keylor Dulcy alla trave. E quindi insomma qui iniziano punteggioni importanti per la classifica, che al momento Ilaria vede il Canada A in testa con 161.867, seguita dall'Italia B con 159.999, poi il Canada B con 156.034, la Germania 154.933. Abbiamo visto qualche errore della Germania, ma anche della Spagna, che con 154.298, come dicevi tu, dimostrava un certo ritardo di condizione. Sì, di... ma sia la Germania che la Spagna abbiamo visto comunque degli esercizi con note di forse un po' sottotono rispetto alle altre due nazioni che erano in gara, l'Italia, ecco, e il Canada. Il 161.867 del Canada A si può inserire nella lotta al podio, quindi diciamo che è l'asticella che devono prendere in considerazione tutte le altre. Intanto non è la ginnasta di prima, per chi non conoscesse l'artistica italiana, ma è la sorella gemella di Alice Asia, che sta per iniziare il suo esercizio al corpo libero. Le due meravigliose sorelline genovesi. Sì. Gamba Asia. Doppio giro impugnato, bene. Doppio teso, non ha avvitato anche lei, meglio. Siamo felici di vedere un po' di preservazione per queste ginnaste. Tabak, bellissimo, bravissima Asia. Doppio giro Wolf turn, questa non è una caduta perché non sono previste cadute per i Wolf. Probabilmente ha fatto questo raccolto avvitato perché non avviterà probabilmente, quindi non avrebbe l'esigenza, infatti doppio raccolto. Quindi non vediamo avvitamenti in queste tre diagonali, però l'avvitamento è un'esigenza, quindi deve per forza farlo. Il problema è che con un arrivo così ti perdi dai 3 decimi ai 5 decimi rischi. Magari è solo per questa gara, per andare un po' più piano. Allora,
Brava Asia, peccato per questa questo errorino sull'arrivo, infatti anche lei un po' ride perché vabbè, un raccolto avvitato, ha stoppato il tabac e ha fatto il saltello sul raccolto avvitato, però vabbè dai, cioè, non c'è proprio problema. Lo scorso anno a livello senior, oltre dopo Manila Esposito, vincitrice del Drago Jesolano, è arrivata seconda Alice D'Amato, con terza Angela Andreoli, quindi un podio tutto italiano, e quarta Chiara Barzasi, ma naturalmente mancavano le stelle americane che ci sono invece in questa quindicesima edizione. Sì, intanto ha iniziato Tiana Sumana Sequeira alla trave. Esatto. Smezzato unito teso, eseguito piuttosto bene. Ribaltata senza, invece questa con un bello sbilanciamento e sicuramente non prenderà il collegamento dei tre salti. Parte a terra. Un buon ritmo. Anjambe cambio e Anjambe cambio mezzo giro. Intanto il boato era per il volteggio della Andrade, volteggio season e salto cosacco, serie artistica semplice semplice, giro in passé, parte laterale per la ginnasta americana. Si prepara per l'uscita, smezzato unito e doppio carpio. Allora, un buon esercizio, nell'insieme un buon esercizio, ma non wow. Buono. Buono. Bravetta. Per lei che è stata campionessa qui al Trofeo Città di Jesolo, ma nella categoria Juniores nel 2022 nel concorso generale, e che nel 2023 con la squadra ha vinto i giochi panamericani a Santiago. Quindi una ginnasta che soltanto perché gli Stati Uniti hanno un livello talmente alto di movimento, di gruppo, insomma, che... Non proprio una questione di numeri anche, esatto, no? E quindi... È comunque un profilo davvero interessante e futuribile. Tanto Asia D'Amato ha ottenuto un 12.900 nel suo corpo libero, Alice aveva preso invece 13.533, quindi Asia sicuramente ha pagato. Ecco qui intanto il replay della Rebecca. Sì, Rebecca Andrade, cioè questa cosa che lei, finito il doppio avvitamento, apre le braccia. Alla Modugno. No, io direi come il Cristo Redentore di Rio, esatto. È veramente da pelle d'oca, ragazzi. Sì, cioè, io mi emoziono un sacco. È lo spettacolo nello spettacolo, sì. Sì. Ecco Angie che ci presenta la coreografia nuova di quest'anno, già l'abbiamo vista in Serie A, con un bel esercizio, secondo me. Doppio giro in wolf position, tempo flick e Tsukara carpio, bravissima, che bello. Questo dovrebbe essere un flick tempo avvitato più doppio raccolto. È una bella diagonale, eh? Cioè, due decimi di abbuono. Doppio giro impugnato più illusion, molto bene. Sta lavorando veramente bene Angie. Teso avanti, smezzato, rondata, flick, doppio carpio. Oh! Salto strag. Brava. A me è piaciuta tantissimo. Beh, direi, poi tra l'altro lei è stata la terza migliore ginnasta al corpo libero ai campionati d'Europa di Monaco nel 2022, la ricordiamo sul podio con una bellissima medaglia di bronzo al collo.
Tra l'altro ginnasta estremamente versatile e sempre fondamentale in tutte le gare di squadra. Ricordiamo che ha conquistato la qualificazione olimpica arrivando quinta ad Anversa, ad Antalya, agli europei, si è laureata vice campionessa d'Europa. Ora siamo con Esli Rivera, di nuovo con gli Stati Uniti alla trave. Sì, un doppio giro e un golf turn, molto bella la parte a terra a contatto con l'attrezzo, una ruota senza mani, con un piccolo sbilanciamento, flick e salto teso smezzato. Enjambe cambio e enjambe cambio con mezzo giro e flick corbut, brava. Oh, uno sbilanciamentino da niente praticamente. Ribaltata senza mani e enjambe sul posto e divaricato, bene. Allora, l'esercizio sta andando liscio, nel senso che è pulito, preciso. Però io spero siate d'accordo con me che è un esercizio non entusiasmante, è un po' statico, cioè elemento, movimentino, elemento, coreografia. Rispetto a quello che abbiamo visto della Black, smezzato, unito, doppio carpio, a livello di elementi è ottimo questo esercizio, è molto anche intriso di difficoltà. Però a me ha dato meno. Sì, però insomma, okay. Comunque no, non sto dicendo, porta molto, cioè, è un momento alle squadre in competizione, quindi è sì, è quello che dicevamo prima, è l'approccio all'esercizio. E, esatto. Tra l'altro volevo dare un altro dato importante per avere dei parametri, che nella prima suddivisione la migliore a livello all around è stata Ellie Black, ma l'abbiamo detto, è stata davvero eccezionale, e il suo punteggio è di 55.733. E ora tocca a Elisa Iorio. Sì. Prima diagonale per lei, doppio avvitamento avanti, brava, doppio avvitamento, scusate, doppio avvitamento avanti è una D. Due e mezzo dietro a quadricipiti che gridano per mantenere questo arrivo. Angiabe cambia ad anello e stragga. Doppio giro impugnato Illusion, molto bene. Doppio carpio, brava, tirato dentro, un filino basse le spalle all'arrivo, un enjambé ad anello per andare a concludere l'esercizio. Brava Elisa anche. Brava. Tra l'altro Elisa Iorio è stata protagonista del bronzo mondiale a Stoccarda nel 2019 e in quell'occasione l'Italia conquistò la qualificazione per Tokyo 2021, dove purtroppo lei poi non andò perché ebbe un infortunio, insomma un percorso abbastanza complicato, infortuni. E adesso ha contribuito però a ottenere anche la qualifica dell'Italia ai giochi di Parigi, quindi bisogna dare merito a questa ginnasta che per due volte ha portato la nostra nazionale alle Olimpiadi. Sì, intanto abbiamo visto la ginnasta francese partire con una piantata con un giro, una piantata sciapo con mezzo, poi cambio petto dorso Jäger. Pack e sciapo. L'ha presa con le unghie. Ma proprio perché sì, mamma mia, bravissima. Abbiamo le francesi proprio qua dietro che gridano come delle pazze. Ecco qua, doppio teso, un po' scarso l'arrivo, però ha portato a casa l'esercizio.
anche qui l'approccio dell'allenatore sì, esatto, francese, di dare subito un feedback alle proprie ginnaste. Sì. E ora siamo con Evelyn Lowe alla trave. Ensemble cambio d'entrata. Ruota senza mani, salto teso smezzato. Questa serie è molto bella, l'abbiamo vista anche prima diverse volte. Enjambe cambio Johnson. Ribaltata senza. Enjambe e flick Corbut, però non avrà il buono di collegamento se sbilanciata dopo la ribaltata senza. Parte a terra a contatto con la trave, un filino semplicina. Cosacco divaricato frontale. Salto costale. Un giro in passé. Bravissima. E si prepara, ipotizzo, per l'uscita indietro. Sarà un flick smezzato, flick unito molto lungo. Eccolo. Doppio raccolto. Brava. Bravissima. Manca una ginnasta. Sì, manca la ginnasta francese alle parallele. Eccoci. Pennellata sul materassino. Sì, Kachov e Pacco un po' lungo. Poi il ginger all'interno. Ne stiamo vedendo diversi di questi ginger tra gli staggi. Salto Jäger, quanti salti? Capovolta. Cambio petto swing. Piantata 3,60, un po' passata. Collegato a un Otsukara lunghissimo, però l'ha portato a casa. Bene, quindi si conclude la prima rotazione. Stavo dicendo, allora, nella prima suddivisione il concorso generale vede Ellie Black in testa con 55.733, seguita dalla connazionale Aurélie Tran con 53.567, terza Sofia Tonelli, che è la migliore delle italiane, con 53.133 al momento, naturalmente, perché adesso ci sono le fate della squadra A, e Giulia Marano quarta a seguire con 52.233. E questo è lo stato dell'arte dopo la prima suddivisione. E ora la gara prosegue e vedremo il Brasile spostarsi nel classico giro olimpico, che prevede la partenza al volteggio, poi quindi si sposta alle parallele asimmetriche. Avremo la Francia alla trave, gli Stati Uniti d'America che vanno al corpo libero, e l'Italia sulla rincorsa dei 25 metri. Vediamo già le nostre ragazze che si stanno scaldando, si stanno preparando. Bene, quindi Ilaria, che ne pensi di questa partenza? Io direi bene, brave. Abbiamo, ecco, vedete, questo è un arrivo bello, bello impegnativo per le caviglie e i tendini delle nostre ginnaste. Elisa Iorio ha preso 12.500, Angela Andreoli 13.467. Sì, però secondo me con Angelina sono state esageratamente cattivi, sì. Troppo basso, io gli avrei dato di più. Sì. Ma io non sono lì, quindi niente. Conta poco. Ha avuto una nota D di 5,8, un'esecuzione di 7,667, un po' bassa. Un po' bassina. Sì. Non sembra aver lasciato tanto. A vederla così, poi sulla... ovvio che noi se vediamo anche da una direzione che magari non è quella dei giudici. Però vabbè, va bene. In questa pausa ricordiamo ancora che, oltre alla Coppa del Mondo in corso a Doha in Qatar, oggi c'era la seconda giornata perché è l'unica coppa che si svolge il venerdì e il sabato, e che la Federazione Ginnastica d'Italia ha ceduto alla RAI perché venisse trasmessa in TV, e così è stato, anche se su Rai Play in diretta, andrà in differita poi su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, con il commento di Andrea Fusco, e
con credo Carmine ci sia. Ma penso Andrea. Con Andrea penso Massaro. Andrea, sì, penso Andrea. Ok. E poi ecco, volevo ricordare a tutti i nostri appassionati di ginnastica in generale che domani è in programma sulla 7D la finale, le finali di specialità della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica da Baku in Azerbaijan, un appuntamento molto atteso con la squadra delle farfalle e con le nostre individualiste Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo e anche a queste nostre rappresentanti dei piccoli attrezzi, mentre tornando ai grandi attrezzi ricordiamo l'appuntamento più atteso della stagione, l'Europeo di Rimini, in programma la prossima settimana con il maschile dal 24 con le qualificazioni, 24 e 25, poi dal 26, 27 e 28 sono in programma le finali per un weekend straordinario, poi un lungo ponte che permetterà a molti anche di raggiungere i padiglioni della Fiera di Rimini, un'occasione unica per assistere dal vivo a una ginnastica artistica di altissimo livello, tra l'altro un vero e proprio antipasto preview di quello che vedremo alle Olimpiadi, almeno per quanto riguarda il menù, consentitemi il termine europeo, mentre qui abbiamo sicuramente delle protagoniste del mondo intero, a cominciare dal Brasile, Ilaria, che davvero a Parigi farà faticare tantissimo tutti i competitor, sì. A cominciare dagli Stati Uniti, che proprio per questa ragione, no, forse vogliamo immaginare, non abbia voluto rischiare un confronto. No, non si sta vedendo niente. Nulla, sono molto molto sono molto chiusi, ma anche sui, sì, social, che di solito qualcosa si vede pochissimo. Beh, io ho provato a cercare un po' così, sono. Va bene, c'è grande attesa, lo diciamo con rammarico, perché avremmo piacere, no, certo, di vedere dal vivo anche le stelle americane, anche perché nel passato qui al trofeo Città di Jesolo sono passate Ilaria tutte le grandi stelle, e non ricordo sempre tutti gli anni che ha tenuto a battesimo il trofeo Città di Jesolo quando erano delle perfette sconosciute, sì, sì. Sia Gabby Douglas. Che poi vincerà le Olimpiadi nel 2012, sia la stessa Simone Biles, certo, che poi esploderà definitivamente. Lei è stata qui nel 2013, se non vado errato, sì, perché l'anno precedente era l'anno di Kyla Ross, Michaela Maroney nel 2011, Alexandra Reisman precedentemente nel 2010. Simone Biles compare per la prima volta nel 2013, l'anno in cui, se non sbaglio, adesso vado poi a memoria, vincerà il Anversa, mondiale ad Anversa, esattamente. Ad Anversa, il primo dei suoi 6 o 7 all around. No, vabbè, mi pare 7, scusatemi se sbaglio. Io non sono brava con i numeri. Nell'anno in cui ci fu una specie di passaggio di consegne, perché al corpo libero vinse davanti alla nostra Vanessa Ferrari. Esatto, sì. L'oro davanti a Vanessa d'argento, e quindi appunto il trofeo Città di Jesolo ha sempre ospitato le grandi, grandissime interpreti. Quest'anno evidentemente con le Olimpiadi alle porte e con una programmazione, un avvicinamento, insomma una pianificazione importante, avranno fatto altre scelte, ma comunque le americane che sono qui sono di altissimo livello, perché vedremo appunto quanto sarà difficile farle scendere dal primo gradino del podio. E senti Ilaria, sì, qui abbiamo visto anche, intanto cos'è? Era il volteggio di Asia, abbiamo visto. Scusami, sì. Bene? Sì, bene, benissimo. Okay. Yurchenko doppio avvitamento, lei ormai è... Okay. Cioè... Il doppio avvitamento ormai per le nostre big è un must. Yes. E dicevo, c'è Liukin qui, l'allenatore della squadra, il papà di Nastia. Sì. Forse lo avremo dopo in postazione con Valeria Tarallo. Intanto siamo con Kathleen Young al corpo libero. Esatto, partita con una parte coreografica. E Zucara in prima diagonale, stoppato, bravissima. Vabbè. Come dicevi tu, David, comunque sono ginnaste di altissimo livello. Non è che. Doppio raccolto in cielo, anche questo, leggermente spalle basse all'arrivo.
questo salto io non so come chiamarlo, un pennello col giro con la gamba 90 collegato a uno strag, non penso che abbia un nome. Non ha un nome. No. O magari ce l'ha e sulla al parte, momento non lo so. Sulla parte artistica, corretto? Sulla parte sì, artistica. Sì, sì, dove, sì, noi, dove noi abbiamo degli elementi importanti, c'è il Ferrari. C'è il Ferrari, c'è il Preziosa la Trave. Il Parolari anche, mi pare. Parolari a parallela. Parallela. Con il Galante. Scusami. Sì. Allora il Ferrari è il più forse. Ferrari, sì, che è uno straga d'anello. Esatto, sulla parte artistica. Bene anche questa terza diagonale. Doppio carpio, un po' gli arrivi leggermente sporchini, ma proprio sempre che io voglio andare a vedere il pelo nell'uovo, molto bene la parte finale coreografica. 14-2 il salto di Asia al volteggio, brava brava la Kathleen Young. Naturalmente, insomma, per concludere il discorso di prima, se avessimo avuto Simon Biles qui forse non bastava il Palazzo del Turismo per vederla dal vivo. Magari anche Gabby Douglas. Spero tantissimo che vada alle Olimpiadi. Sì, io non so, non vorrei sbagliare, ma credo che Yukin alleni la Douglas. Non lo so, glielo chiederemo dopo. Tanti giri glielo chiederemo dopo. Non credo, però. Però vabbè, magari ci saprà dare qualche anticipazione, qualche news, vedremo. Ci stanno seguendo in tanti, comunque anche dagli Stati Uniti. Fantastico. Intanto la Francia alla trave. Questa era una ribaltata senza mani con un enjambé sul posto. Salto costale, eseguito molto bene. È un peccato anche che nella Francia non ci sia Melanie de Jesus dos Santos, che mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere. Bene questi doppi giri in Wolf Turn. Ho visto il volteggio di Alice. Sì. Bene. Tutto bene. Doppio avvitamento tranquillo. È alzata proprio per non perderti. L'ho fatto anche prima con l'Andrade. Sì. Prepara l'uscita, credo. Esatto, sì. Vedi Davide, bravissimo ormai. No, perché ho perso un attimo esperto per vedere Alice, non ho seguito tutta la trave. Sì, uscita in avanti, un avvitamento, è un valore C alla fine, ci sta dentro, ma niente di eclatante. Torniamo intanto negli States. Esatto, sempre con uno Zucare in prima diagonale. Kaylor Dulcy. Doppio carpio. Doppio giro, Wolf position. Enjambé cambio d'anello e strag. Beatles. Ah, che bellezza. Ehi giù. Uno e mezzo dietro, uno avanti. È rimasta dentro per il... Maddalen Tarsi non ha alzato alzato il braccio. Ricordiamo sempre che se il piede arriva sopra la riga non è penalità, deve proprio uscire. La riga fa parte della pedana. Esatto, sì. E doppio raccolto. Anche qui è stato dentro. Sì. Nessuno alza il braccio. Brava. Bello. E termina. Brava. Bello. Sì. E allora abbiamo quindi abbiamo perso la parallela di Caroline Pedro, che ha ottenuto un 12.633. Ma andiamo a vedere quella della Barbosa. Direi di sì. Piantata con un giro. Piantata, a vederla di qua mi ha destabilizzato un attimo. Questa cosa l'ho vista fare prima anche da una francese. È molto particolare questa oscillazione con il cambio di pugnatura per andare giù. Poi ha fatto uno sciapo a salire, Kachov, verticale mezzo giro, Stalder e si prepara per l'uscita. Olà! Ma per forza, mi sono fermata anch'io a dirlo, visto? Doppio teso, era bassissimo.
Cioè è mancata proprio la salita del salto, per forza di cose è arrivata scarsa e quindi poi è rimbalzata via. Se si arriva con i piedi indietro e le spalle avanti, la fisica meccanica non è un'opinione, certo. E spari fuori. E a proposito di fisica meccanica, guardiamoci il volteggio di Manila. Sì. 1.5, benissimo, ben eseguito, pulito, preciso, un piccolo saltello all'arrivo, ma meglio con un pochino d'abbondanza piuttosto che scarso, questo io lo dico sempre. Perché un salto scarso con un passo indietro e un saltello all'indietro non è penalizzato solo il fatto che fai il passo indietro e il saltello all'indietro, ma vuol dire che il salto è scarso, quindi vuol dire che non ha dinamicità e non ha elevazione e quant'altro, quindi subentrano un sacco di altre penalità. E ora siamo con Elsie Rivera, se non sbaglio. Sì. Esli, scusate, Rivera. Esli. Parte con una parte di coreografia e poi salto avanti teso smezzato, rondata flick doppio raccolto, eccolo Liukin, controlla, era a controllare, ha una musica con dei vocalizzi. Ricordiamo che nella ginnastica artistica si possono utilizzare solo i vocalizzi, assolutamente no le parole, doppio teso in seconda diagonale, però non male. Parlando del codice dei punteggi internazionale, ovviamente, nelle gare invece, questo era un salto un po' borderline. Si è... Perché ha fatto un salto artistico ed è andata direttamente giù, quasi che rischia di sembrare una caduta, anche se non lo è. Terza diagonale doppio carpio, anche lei spalle avanti e spinta indietro del bacino, sapete che le molle della pedana spingono via. Salto strag. Musica un filino piatta, nel senso tutto uguale, non ci sono cambi di ritmo. 2.5 invece eseguiti bene, con un piccolo saltello all'arrivo. E termina. Jade Barbosa, 11.800 alle parallele, naturalmente paga l'arrivo abbondante, difficoltà 5.3, sì, con la caduta, mentre Manila Esposito prende 13.7 al volteggio. Ottimo, 900 di nota è veramente ottima, meno di un punto di penalità. Intanto, parallela Flavia Saraiva. Saraiva. Piantata un giro e Kachov, pack. Piantata e piantata Sciapo e Ginger, bello, ve l'ho detto, si sta iniziando a vedere veramente tanto questa combinazione, cambio petto, gran volta di dorso, io doppio avanti stoppato praticamente, bravissima Flavia, grande, brava, bel esercizio. Abbiamo visto il salto di Angela Andreoli. Io non l'ho visto. È registrata, ma... No, stavo commentando... Bene. Sì, ci mancherebbe, non è registrata. Non sono riuscita a alzarmi, non l'ho vista partire. Perché purtroppo la contemporaneità è davvero un peccato, noi vorremmo veramente vedere tutto. Ma le finali di specialità ce lo consentono. Sì. Adesso siamo alla trave. Con Morgan Osisek. Rondata salto teso salto teso, però purtroppo con una caduta. Anjambe cambio mezzo giro e salto indietro raccolto. Coreografica, ruota senza mani con un piccolo squilibrio, parte a terra, forse un po' povera come parte a terra perché si è solo seduta, non ha appoggiato nel busto, nel dorso, quindi potrebbe essere soggetta a questo 0.10
di penalità che viene dato per una mancata fantasia nella composizione della parte terra. Rondate doppio carpio con parecchi passi indietro. Ok, se non si cade e si fanno tanti passi indietro, magari da tre decimi, tipo tre passi indietro da tre decimi, la massima penalità che si può dare sono comunque 8 decimi. Non puoi fare 3, 6, 9, 12, in base, sono 8 decimi. Ok? Intanto ti dico, Ilaria, sì, che ci stanno seguendo, almeno la prima parte, si sono collegati su Sportface 13.808 persone, ma abbiamo avuto una media per tutta la durata dell'evento di 2.100 spettatori, e tra l'altro fra i paesi collegati c'era la Germania, il Brasile, la Francia, gli Stati Uniti, ma adesso abbiamo Rebecca Andrade, esatto, alle parallele. Lei è veramente una delle stelle di questa edizione. E ce la gustiamo. Piantata Sciapo. Stalder con un giro e Kachov, Carpio e Pack. Tutto collegato. Piantata Sciapo mezzo qua. È tutto un abbuono. Al momento l'esercizio era tutto un abbuono. Cambio petto Jäger. Carpio sembrava da qua unito. Piantata con 360 gradi e Zucara. Voilà. Ah! Si è posata, cioè, come un angelo, come un angelo sulla pedana, cos'è? Lagunare. È veramente un piacere per, sì, gli occhi, per, sì, il cuore, sì, e davvero una ha raggiunto un livello di consapevolezza, sì, e sì, di padronanza assolutamente totale del corpo. Io, sì. Lei ha avuto poi una marea di infortuni, ha avuto sto ginocchio martoriato, si è rotta mi pare due volte i crociati, cioè ha avuto comunque un percorso non semplice questa ginnasta, e veramente vederla così consapevole, bravo, esattamente, hai colto proprio nel segno, così consapevole di quello che fa, è veramente un piacere. Marine Boyer è anche lei una ginnasta molto, sì, esperta. Esperta soprattutto alla trave, lei più volte anni, finalista. Esatto, alla... che è nel circuito. Sì, Anjambe cambio, bello. Oppala, no. Naturalmente. Ecco, era Anjambe cambio con mezzo giro. Però purtroppo era un po' fuori, allora, asse coi piedi e quindi è scesa. Ne approfitto per dare qualche punteggio. Lisa Iorio ha ottenuto un 13.367 nel suo volteggio, mm-hmm, e Flavia Saraiva ha alle parallele 13.567 e Angela Andreoli 13.7. Ma la gara naturalmente è su livelli altissimi. Vediamo ancora il prosieguo della trave americana. Sì. Scusami, francese. Stessi colori. Ti trae in inganno un po' il body. Hanno gli stessi colori sulla bandiera, quindi. Sì. Adesso sta andando avanti bene, va bene anche molto la parte coreografica e la costruzione dell'esercizio. Forse è meglio se sto zitto. Non stiamo portando benissimo alla francese. La povera Marine ha fatto un costale, poi un enjambé con mezzo giro, ora la parte laterale. È sicura lei nei movimenti, però chiaramente magari l'ha destabilizzata un po' la caduta. Parte a terra, buona. Questa è la parte laterale, bella, bene. Si prepara anche lei per l'uscita. Rondate doppio carpio, stoppato, capito? Cioè d'arrivo. Lei è comunque una travista, peccato, esatto, perché lì all'inizio ha avuto proprio un attimo di defiance. E siamo alle di nuovo con il Brasile. Sì. Sì. Brasile. Giulia Soares. Ha mancato un collegamento. Stalder e Stalder Sciapo, un filetto basso, salto pack. Piantata Sciapo, cambio petto swing diretto, gran volta, cambio petto, gran volta di dorso e salto Jäger, molto bello, era bello alto sopra l'ostaggio, kick verticale, cambio petto swing, gran volta e si appresta all'uscita, doppio raccolto semplice, che però è una B e quindi non le porterà lo 0,20 di bonus per uscita di O superiore. Intanto c'è la Sumana Sequeira, corpo libero.
eccola. Penso che si stia portando all'angolo appunto per l'ultima diagonale, ipotizzo, doppio carpio, ben controllato, e poi va a finire. Sai che non mi ricordo le origini di questa ginnasta. L'avevamo guardato, studiato, sì. Imparato 2 anni fa quando abbiamo imparato a dire il nome. Sì, lei intanto è sicuramente un 2007. È nata in una località Raita, ma non adesso mi informo. Ci informiamo, andiamo a scucciare. Sri Lanka. Sri Lanka, sì. Ecco, bello. Nel sud indiano. Molto bello. E ora, se non sbaglio, manca l'ultima brasiliana. Sì. Sta preparando. Andresa Lima. Roberto Gemme, lo speaker ufficiale del Trofeo Città di Jesolo, da tanti anni che chiama la ginnasta. Diciamo un saluto anche a Andrea Costarelli, che è il responsabile dei segretari di gara. Qui c'è Dario Martello che lo sostituisce perché Andrea è impegnato a Rimini. Piantate, sciapo, poi si è persa un po' dopo il salto pack, infatti vedete che ripete chi verticale, mezzo giro, un po' alla rincorsa. Andare verso la fine dell'esercizio, kip verticale, gran volta. Kachov credo che abbia preso una testata sullo staggio basso. Ma ha caricato stranissimo questo Kachov, è andata indietrissimo. Lo staggio sulla testa, avete visto il pubblico proprio è saltato per aria. Adesso bisogna ritrovare la concentrazione per tornare sull'attrezzo, sì, e completare il proprio esercizio. Non lo so, sembra un po' rintronata, perdonatemi il termine, però sapete quando prendete quelle botte forti che un attimo gira la testa, manca il fiato. Quindi bisogna avere un attimo di calma, forse è il caso magari di non finirlo l'esercizio, infatti ha messo le ciabatte, credo non termini. Allora, ma è giusto così, e io penso sia sacrosanto se la ginnasta non se la sente di continuare l'esercizio, perché certo, comunque è un attimo di svarione, cioè, ok, a posto, assolutamente accettabile. Ci dovrebbe essere l'ultima francese alla trave, Jenna Larouy. Abbiamo visto un salto indietro, una ruota senza mani collegata a un divaricato frontale, molto bene. Si è salutato la ginnasta brasiliana, ha salutato la giuria per concludere l'esercizio lì. Parte laterale molto bella di questa ginnasta francese, jambe cambio mezzo giro, bello. Salto costale, collegato a una jambe sul posto in posizione trasversale, che da B diventa C, che collegato al costale dovrebbe darle 0-10 da buono. D più C misto. Si prepara per l'uscita. Una rondata e doppio raccolto. Brava. Da quando l'abbiamo vista, non so cosa è successo prima, però da quando l'abbiamo vista è andato tutto bene. Non so se forse c'è stata una caduta prima, perché non la vedo soddisfattissima dell'esercizio. Jambe cambio in entrata, eccola, è lei la prima. Chissà. Abbiamo intanto i punteggi della Sumana Sequeira al corpo libero 13.900. Rebecca Andrade ha ottenuto un 14.567 alle parallele con una difficoltà di 6.2. Cappero. E questo è già una graffiata importante dell'Andrade sulla classifica generale. Sì. Intanto vediamo queste bellissime immagini che ci offre la nostra regia.
Questa Alice, se non sbaglio? Ok. Dovrebbe essere Alice. Posso dare un'altra bella notizia ai nostri appassionati? Sì, ho letto anche io. La nostra Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia di bronzo nel concorso generale in Coppa del Mondo. Bravissima. A Baku, dietro a Daria Verfolomev, la tedesca di origini russe, prima. Seconda Elvira Krasnobaeva, la bulgara. E terza la nostra Sofia, che ve lo ricordiamo, lo diciamo per la prima volta agli appassionati di artistica che non seguono la ritmica, è la vice campionessa del mondo, prima invece al mondo, e adesso è Daria Verfolomev che l'ha scalzata, perché Sofia vinse l'oro all around per la prima volta nella storia a Sofia nel 2022. E a livello di squadre, le farfalle, se non sbaglio, dovrebbero aver vinto la medaglia d'argento dietro la Spagna. Quindi anche un'altra medaglia anche da parte della squadra. Naturalmente in Coppa del Mondo Ilaria le qualificazioni fungono già da finale all around, ma quello che conta di più sono le finali di specialità che ci sono la domenica. Tutto il contrario del programma olimpico, okay, dove invece le finali di specialità nella ritmica non ci sono proprio e conta unicamente il concorso generale. Okay. Intanto vediamo le americane. Le americane che scaldandosi ballano la Macarena. Giusto, c'è la Macarena, è giusto ballare la Macarena. Quindi è arrivato un bronzo da Doha e un bronzo e un argento da Baku. Da Baku. Questo bene, è una bella notizia. Sì. Allora, io volevo anche ricordare, per chi non avesse il quadro completo, quali saranno le squadre che vedremo ai Giochi Olimpici di Parigi. Allora, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada si sono qualificate direttamente, come ricordavi tu, al Mondiale di Liverpool nel 2022, salendo sul podio. E tutte le altre hanno conquistato la qualificazione ad Anversa, e precisamente la Cina, il Brasile, l'Italia, l'Olanda, la Francia, il Giappone, l'Australia, la Romania e la Corea. E di queste abbiamo Stati Uniti, Canada, Brasile, Italia e Francia, che sono qui al Trofeo Città di Jesolo. Quindi già un confronto importante, anche se, come abbiamo detto, per gli Stati Uniti non è detto che siano le formazioni che rivedremo a Parigi, però ci sono cinque, mancano la Germania, che, come abbiamo detto, non si è qualificata, e la Spagna, che non vedremo appunto come squadre in Francia quest'estate. E tra l'altro il concorso olimpico inizia il 27 di luglio, il giorno seguente alla cerimonia di apertura si comincia subito con la qualificazione maschile, a seguire la qualificazione femminile. Sì. Da quelle due giornate si disegna il destino, esatto, di tutta l'Olimpiade, perché usciranno poi le qualificazioni a squadre, le qualificazioni dei migliori 24 all-rounder e poi le finali per attrezzo. Abbiamo detto Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada qualificati direttamente a Liverpool. Allora, il Canada l'abbiamo visto ad altissimi livelli, sì, quindi molto secondo preparata. Me puntano a una medaglia olimpica, esatto, ci puntano proprio. Se la può giocare. Ricordiamo che l'Italia è quarta uscente a Tokyo, certo, ed è arrivata quinta ai mondiali di Anversa, sì, e quindi insomma è lì, è sì, lì in orbita. Poi ci sono gli Stati Uniti, naturalmente, che fanno insomma, un discorso a parte. La Gran Bretagna, che mi sembra che le sì, notizie, rumors, correggimi sì, se sbaglio, che non ci saranno le gemelle Kadirova? No, non ci saranno perché hanno avuto problemi fisici, quindi mi sembra di aver letto che non prenderanno parte alle Olimpiadi. Questa è una defezione per la Gran Bretagna molto tosta. Allora, manteniamoli il soprattutto per una delle due. Manteniamo un condizionale, sì, beh, perché certo, non siamo certi, però no, se fosse così sarebbe una gravissima perdita per la Gran Bretagna. E poi abbiamo un Brasile che è fortissimo anche a livello di squadra. Sì. E la Cina, naturalmente, che la Cina è un po' un terno all'otto, un terno all'otto così, perché è una scuola ginnica incredibile. Nella maschile se la gioca sempre la medaglia sì, d'oro con il Giappone. Nella femminile tende ad essere molto fallosa e quindi negli ultimi anni arriva agli appuntamenti importanti dove lascia indietro sempre dei pezzetti e quindi non arriva in zone medaglia. Ovviamente non ci sarà la Russia per vari non motivi. Ci sarà, beh, no, diciamolo, per la guerra i classici per motivi degli ultimi pessima anni. E penosa e deplorevole invasione dell'Ucraina,
che invece sarà presente, sì, se non sbaglio, con la squadra maschile. Maschile, sì. Capitanata da un Ilya Kovtun meraviglioso. Sì, c'è anche Verniajev. Questo sì, mi confermi? Sì. Beh, speriamo. Ai mondiali c'era. Quindi in teoria, è sempre tutto. Un ginnasta meraviglioso che ricordiamo arrivò a un soffio dalla, sì, medaglia d'oro a Rio de Janeiro. Esatto. Quindi che poi anche lui ha una storia da film, perché ha vestito la divisa e è andato in guerra. Non è andato a combattere. È andato di supporto alle truppe. Però insomma è stato davvero traumatico vederlo in mimetica e non in body. E quindi ci auspichiamo che queste guerre finiscano al più presto e che la pace olimpica torni non solo olimpica quando ci sono olimpiadi, no, ma sempre, solo che vabbè, un po' un'utopia. Comunque non ci sarà la Russia che vinse Tokyo. A Tokyo gli Stati Uniti arrivano secondi per la mancanza della Biles. E quindi sicuramente ci sarà voglia di riscatto da parte delle stelle e strisce americane. Sì, stiamo iniziando la gara, il Trava ha già chiamato. E noi partiamo con Manile Esposito alle parallele. Kipe verticale e Nabieva Pak, bellissimo. Piantata Sciapo e Pak avvitato. Vai Mani e Sciapo dalla piantata con mezzo giro, gran volta con 360 gradi, si riporta al centro per caricare al meglio poi l'ostaggio e cambio petto in cubitale, doppio avanti d'uscita, lei lo tira altissimo questo doppio, sempre vicino all'ostaggio, però super Manila Esposito, bravissima, un esercizio molto molto bello e sembra aver preso anche lei un ritmo veramente importante. Allora ti confermo, insomma, non volevo aver preso un abbaglio, che le Olimpiadi sono state vinte non dalla Russia però ma dal Rock, che era la denominazione. Ah, giusto. La denominazione, perché sì, in quel caso era per la questione doping. Esatto. Vabbè. Quindi insomma mancheranno sicuramente i ginnasti, non c'entrano niente, no, ci mancheranno. Sì. Lorette Ciarpi, sì, al corpo libero. Anche lei ginnasta un po' sfortunella nella sua carriera, ha subito tante volte infortuni al ginocchio, vediamo infatti questo ginocchio molto fasciato, tempo flick doppio raccolto, rimane dentro. E questa cosa che del corpo libero coi calzini, posso dire che non mi fa impazzire, soprattutto col calzino bianco. Apprezzo la mezza punta, ma il calzino bianco non mi piace. È un ostracismo solo italiano. Abbiamo Qua è successo qualcosa. Sì. Non doveva mettere le mani, però è un elemento, quindi non prende la caduta, non prenderà la buono, però rischia di non avere la diagonale del lavoro avanti, che devono essere. No, però no, col flick avanti dovrebbe andare bene lo stesso, come se fosse una ribaltata, quindi sì. Intanto poi ha fatto un salto strago. Cambio di ritmo musicale, va proprio nell'angolino per poi girarsi e partire con un'altra diagonale, doppio carpio, questi arrivi a spalle avanti sono sempre molto rischiosi, questo pennello col giro a gamba 90 gradi e termina. Nell'insieme bene, peccato per quella abbaglio sulla seconda, sulla diagonale avanti. Manino Esposito 13.700 alle parallele. Per lei che è la campionessa, sempre, la campionessa in carica del Trofeo Città di Jesolo 2023. È arrivata seduta un'americana al volteggio. Sì. Intanto credo siamo alle parallele. Credo fosse Evelyn Lowe. Sì, e adesso invece siamo alle parallele di Asia, giusto? Sì. Perché non la vedo neanche in faccia. Parallele sì, Asia. È Asia, ok. Sì. Per ora tutto bene. Bene anche il Nabieva, che da questa inquadratura sembrava buono anche quello di Manila.
siamo sulla seconda parte dell'esercizio con il cambio petto in cubitale, la cubitale con un giro e l'uscita in doppio avanti, bravissima. Brava Asia. Dico che da questa inquadratura sembra buono il Nabieva, perché se il Nabieva non è completamente aperto con l'angolo del bacino e viene squadrato, viene declassato, quindi lo vedono solo i giudici dal perfetto lato. Vediamo se riusciamo, no, questo è un altro, non è il Nabieva. Asia, campionessa niente d'Europa nell'All Around, sì. No, nell'All Around nel 2022 a Monaco di Baviera, poi ha subito l'infortunio al volteggio e poi purtroppo si è rifatta male, mi pare in Coppa del Mondo al Cairo. Esatto. Quindi un 2023 davvero sfortunato e che sì, però non le ha impedito di ottenere la qualificazione olimpica, cioè comunque la squadra è qualificata, quindi sì, vedremo. Jed Barbosa alla trave. Ehi, casca. Oggi giornataccia per la Barbosa. Ho sbagliato parallela, sta sbagliando, ha sbagliato trave. Asia, dicevo, era d'Antalya, sì era d'Antalya, quindi ha vinto la medaglia d'argento nel campionato europeo. Rondata salto teso, questo buono. Johnson, buon ritmo per Jad alla trave. Giro a 90 gradi. Ruota senza mani con uno squilibrio, uno sbilanciamento evidente, enjambe cambio e divaricato frontale, salto raccolto dietro, bellissima questa parte a terra, stupenda con questo appoggio sulla spalla, molto bella. Vedi la differenza tra una parte a terra così e la candelina e mi rialzo, cioè è evidente. Beh, il codice richiede questo, un po' di fantasia. È rondata a doppio carpio, ho eseguito abbastanza bene, però lei è un po' nervosetta perché giusto, la caduta in entrata fa sempre un po' girare le scatole, anche perché se poi porti avanti l'esercizio bene, lo finisci bene, ti girano proprio un po' le scatole. Eh sì, perché appunto è... Eccola qua, ecco. Era proprio fuori asse però un po' col bacino. Iniziare subito con un punto in meno praticamente, certo, da meno uno. Così, meno uno, va bene. Poi sali, scendi, quindi ti va via subito la concentrazione dell'attacco dell'esercizio, devi ritornare subito dentro la gara con la testa, sì, fa proprio girare le scatole. Ora stiamo per vedere la campionessa d'Europa in carica, sì, alle parallele asimmetriche, Alice D'Amato. Esatto. Il suo attrezzo preferito di punta. Piantata un giro, piantata a sciapo, e con Marco che slancia le gambette, Kachov. Stalder, Kachov, Pack. Piantata a sciapo mezzo, si porta al lato della parallela per fare tutto il lavoro della cubitale col giro, quasi perfettamente in verticale, doppio avanti e leggermente scarso, ma con un passo è riuscita a recuperare, a stare in piedi, bravissima, molto brava. Alice che con le sue compagne nella Brix di Brescia ha ottenuto la qualificazione alla Final Six, che sarà uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale a fine maggio a Firenze, sarà trasmessa in diretta da Rai Sport. Intanto siamo con Flavia Saraiva alla trave. Sì, molto bella invece per lei l'entrata, rondata flick, enjambé sul posto e poi il flick corbut che abbiamo visto tornare in auge in questi ultimi due anni. Bella poi la parte a terra, bene il lavoro del giro, ora parte laterale. Mi piace tanto il body del Brasile, brilla tantissimo e mi piace anche la scollatura dietro a trapezio, flick salto salto, lei specialistissima anche lei della trave, abbiamo vista più volte nelle finali mondiali e varie. Enjambé cambio d'anello molto ben eseguito,
ribaltata senza mani collegato a un enjambé ad anello sul posto. Bellissimo. Costale. Eh beh. Enjambé cambio, ecco, poi si sbilancia sulla cosa più semplice di tutto l'esercizio. Mai perdere la concentrazione prima della fine dell'esercizio. L'esercizio finisce dopo il saluto alla giuria. Mai prima. Rondata e salto doppio carpio. Bravissima, bravissima. Brava, si fa i complimenti da sola, giustamente. Se li merita. Brava io. Brava. Molto bello l'esercizio, brava. E ora siamo con la Francia al corpo libero con Jenna Laruy. Sì. Bene la diagonale combinata, bravissima. Che poi vi chiederete perché usano i calzini. I calzini servono, intanto lo Tsukara, per il lavoro dei giri pivot. C'è chi usa la mezza punta come nella ritmica e invece chi preferisce il calzino intero. Si gira meglio. Eh sì, beh, sicuramente la pedana brucia, è un po' a contatto con la pelle a livello di, sì, di sfregamento, no? Però io preferisco la mezza punta color carne o il calzino color carne. Eccolo qua, un esempio. Esatto, esatto, questo è un doppio giro in wolf turn, sì, in wolf position. Salto strag, un po' basso. Doppio carpio con spalle un po' basse e passetto avanti, il nostro salto amico collegato a un strag e termina. Sì, prima era Marine Boyer, la precedente l'avevo confusa, sì, con Jenna Laruy, e Marine Boyer no, aveva ottenuto sì, Marine Boyer era prima, 13, questa era Jenna 133. Sì, sì, scusa, avevo detto, sì, sì, se no aveva gareggiato due volte. Elisa Iorio. Sì, Elisa Iorio con Stalder Kachov Pak e piantata Shapo e Stalder con mezzo e Iova Stalder Shapo mezzo. Wow. Cosa hai fatto Elisa, che bello. Cambio petto in cubitale. Cubitale con un giro che lei lo fa, che mi fa impazzire, doppio avanti, stoppato, bravissimissima, bravissimissima. Sì, intanto c'è sulla trave Rebecca Andrade, ma l'abbiamo registrata. Ok, la vediamo dopo allora. Lo spoloriamo perché sta facendo un esercizio davvero di livello. Sì, ma anche questo di Elisa era una cosa bellissimo, incredibile. Bellissimo. Ha collegato tutto, un punteggio di partenza anche notevole questo. Elisa è davvero tornata ad una forma, sì, eccezionale, sì, sta trascinando la squadra e speriamo davvero il meglio per lei. Sì, assolutamente. Perché se lo merita, lei è modenese, Emiliano Romagnola, Emiliana è nata in una città che ha dato i natali a Alberto Braglia, campionissimo del Novecento, di inizio Novecento. Pensa, ha vinto due volte il concorso generale, cioè noi avevamo il Koei Ushimura di inizio Novecento, era italiano, era si nostro, chiamava Alberto Braglia. Sì. Intanto un po' di storia aiuta. E quindi ora siamo con la Van Eyken. Che è un cognome tendenzialmente olandese, olandese, esatto, però si chiama anche Gerardi, Gerardi e Minghe, le origini sono quindi abbastanza miste. Oh, grande musica, doppio teso, beh, e poi spinge anche, brava. Energica questa ginnasta francese. Teso avanti, rondata, flick e doppio raccolto, bravissima, molto ben controllato. Cambio di ritmo. Triplo giro in wolf position, appena appena rubacchiato. Ale ale, Tsukara, vabbè. Direi. Vabbè.
bene il passo di danza. Vediamo cosa ci propone in ultima diagonale. Manca forse qualcosa sul lavoro avanti? No, doppio calpio. Brava. Voilà. Un piccolo sbilanciamento alla fine. Però vabbè. Nell'ultima posizione. Niente di che. Bella, bello esercizio. Sì. E correggimi se sbaglio. No, aspetta, prima vediamo Angela Andreoli, poi mi correggi. Sì. Allora, magari no. Vediamo la partenza dall'ostaggio alto. Sì, kipe verticale e pianta Takacio Pak. Brava. Kip verticale e piantata con un giro recuperone, piantata Sciapo. E poi Kachov, brava. Cambio petto swing. Gran volta, cambio petto cubitale. Gran volta cubitale e doppio, bellissimo. Brava Angie. Straordinaria, veramente. Un gioiellino questa, Ma guarda, sono molto contenta di rivederla così in forma, perché è stato l'anno scorso un anno un po' complesso anche per lei. Quindi, permettimi insomma di ricordare che questa ginnasta è stata penalizzata dal Covid, perché sì, nella fase in cui era junior non ha potuto fare, mi pare a Mersin ci furono, se non sbaglio, i campionati di categoria, che probabilmente avrebbe vinto. Io ho questa idea, perché era un talento a livello junior, lo sta confermando anche da senior, però purtroppo non ha potuto approfittare della fase, un po' come invece hanno fatto Enus Mariani o altre ginnaste, la stessa Giorgia Villa, vincendo da junior tutto quello che ha vinto a Glasgow e poi anche i giochi olimpici giovanili. Ha perso fase... Sì. Abbiamo perso tanto in quel periodo e quindi purtroppo le è capitata questa cosa, però sta portando avanti la gara. Bravissima Angie. E allora dopo vedremo la trave di Rebecca Andrade. Adesso intanto la Van Eiken ha ottenuto un 12.633 al corpo libero e si prepara al corpo libero sempre l'ultima francese, Morgan Osisek. Parte coreografica e prima diagonale. Silivas! Ecco. Proprio nell'angolino. Su Carabidano. Esatto. E appunto è quello che ti volevo chiedere prima. Che in Italia hanno fatto soltanto Ferrari, Fasana e adesso Arianna Berardelli, se non sbaglio. Beh, l'ha fatto prima qualcun altro delle italiane anche. L'ha fatto Vabbè, dopo Alicia, chiediamo allora. Comunque è un elemento abbastanza complicato. Molto complicato, non abbastanza. Tutti quanti. No. È un doppio salto con doppio avvitamento. O uno Tsukara con un avvitamento. Teso avanti smezzato e qui potrebbe esserci un problema. Avete visto, si è visto subito, è arrivata scarsa nel teso e quindi lì probabilmente doveva esserci un doppio salto o qualche avvitamento, qualche elemento di valore, ma non l'ha fatto di proposito, ma meglio, cioè fa niente piuttosto che farsi male. Bravissima, corpo libero Francia, a parte questo errore comunque un bel esercizio. Jambe cambio e pennellino e va a terminare. Ok, mi sembra che manchi soltanto l'ultima brasiliana che sta facendo il suo esercizio alla trave. Quindi siamo con Andresa Lima, se non sbaglio. Andresa Lima, sì, mi confermano che è lei. Dopo ci rivedremo anche la trave della Andrade a chiudere questa terza rotazione della seconda suddivisione, tra l'altro nella scusami Ilaria. Sì, no, stavo facendo i miei classici versi sulla trave della brasiliana che ha fatto questi due salti collegati, ma che in realtà non avranno il collegamento. Un jambe cambio mezzo giro con un piccolo squilibrino.
parti a terra del Brasile belle, mi piacciono molto. Si prepara per l'uscita, è andata a ricercare la punta della trave un po' troppo. E doppio carpio. Oh là là, sì, era, è andata. Era molto storta nella, nell'uscita, sì. Ce l'abbiamo proprio qui davanti. Purtroppo. Sì. Ah, io non l'ho vista, fortuna che non l'ho visto da lì, perché non, sì, non mi piace la trave dalla punta, lo dico sempre, perché si vedono tutte le levi fuori lì, fuori asse. Eccola, Rebecca. Ok, sì, sì, sì. Guardiamo la, vai, trave. Allora, insomma, cambio d'entrata. Enjambe cambio e enjambe cambio mezzo giro e enjambe sul posto, brava. Serie 3, C, D, C. C, D, B. Serie acro. Flick. Oh, vedi, c'è stato uno sbilancione. Flick salto con questo sbilancione, ma vabbè. Ribaltata senza e enjambe ad anello sul posto. Ah, ok, no, però ci sta. E Flick, stavo ragionando sul punteggio che io già so ma non vi dico, ma forse l'avete visto prima, perché questo è uno sbilanciamento da mezzo punto, eh. Enjambe cambio d'anello, questo enjambe cambio d'anello è spaziale. Ruota senza mani. Un giro in passé. Parte a terra. Ecco, forse la sua parte a terra tra tutte quelle brasiliane è quella che mi piace di meno. Uscita. Allora, un ottimo ritmo di esecuzione, un'ottima uscita. Sbilanciamentone da mezzo giro. Lei ha preso 14-2. Con un mezzo punto di sbilanciamento, però una nota di partenza da 6-10. Sì, 6-10, 800 di esecuzione. Sì, ma, poi dal resto non le hanno tolto nulla. Sì, malgrado quell'errore. Sì. Per lei che, ricordiamo, l'ha vinto la medaglia d'oro al volteggio ai Giochi Olimpici di Tokyo, sì, e che qui però ha eseguito un solo salto. Se non sì, sbaglio, l'unica che eseguirà il secondo salto è la Van Eyken Gerardi Ming, la francese. E... no, anche la Morgan Osisek, e sto vedendo un attimo l'ordine di lavoro. Non credo che ci saranno moltissime finaliste, no, al volteggio, perché solitamente no. Esatto, non so se arriveremo alle canoniche 8, perché no, anche credo, nel precedente turno non aveva saltato nessuno nel secondo. Forse una? Sì, non lo so. Però chiaramente appunto il volteggio è molto rischioso e quindi si cerca, si prova in questa fase a non prendere rischi inutili. Bene, allora siamo quasi in conclusione, andiamo verso l'ultima rotazione, la quarta, che vedrà il Brasile al corpo libero, la Francia sulla rincorsa dei 25 metri con due ginnaste che eseguiranno il secondo salto, e gli Stati Uniti d'America alle parallele e l'Italia chiude alla trave. Una bella chiusura per noi. Sarà uno spettacolo bellissimo da vivere insieme, e ringraziamo ancora la G-Mart Academy di San Donà di Piave che ha organizzato, credo per il terzo anno consecutivo, questa edizione jesolana che ha avuto negli anni 15 edizioni più interpreti, più protagonisti, tra questi sicuramente Peggy Pasian è rimasta nel cuore di tutti, e poi ci saranno naturalmente le premiazioni. Le giudici le abbiamo ricordate nella prima parte della nostra telecronaca, ricordiamo ancora che in giuria superiore siedono Gioconda Raguso, che è la referente nazionale degli ufficiali di gara, così si chiamano in Italia per la federazione ginnastica italiana, e poi l'austriaca Joanna Gratt, insieme a Gioconda appunto come giudice superiore. Giudici neutre, insieme sempre alla Gratta, anche Vesna Kniak, la slovena, e poi tutte le altre colleghe che abbiamo ricordato all'inizio della nostra telecronaca.
E cos'altro dire? Ecco, colgo l'occasione per ricordare a tutti coloro che ci ascoltano ancora una volta, se non lo hanno già fatto, di seguirci sui nostri canali social, Instagram con il nostro indirizzo federginnastica _ official, oppure su TikTok, dove è possibile seguire anche le gare nazionali con gli esercizi migliori o i nostri bellissimi reel, tutto questo realizzato da quest'anno grazie a nuovi amici, nuove collaborazioni. Tra queste vorrei ricordare anche di nuovo Francesca De Agostini, che ci sta dando una mano per il suo tirocinio universitario, e quindi seguiteci, vi chiediamo di iscrivervi e di seguirci sui nostri canali, anche naturalmente chi ce l'ha ancora su Facebook. Dove siamo tantissimi, perché siamo oltre 150.000, e poi chiaramente, essendo partito prima, tantissime persone che ci seguono, e poi YouTube, dove sono più di 60.000 gli iscritti al canale. Ora la Federazione Ginnastica ha fatto questa partnership con Sportface TV, che è una nuova OTT multidisciplinare per gli sport olimpici o comunque gli sport che hanno un deficit di visibilità, non che la federazione ne avesse, perché comunque le manifestazioni più importanti, ci tengo a dirlo, grazie proprio al lavoro che ha fatto la federazione con i network nazionali più importanti, ha una bella copertura. Mondiali, europei e olimpiadi vanno sulla Rai. Le olimpiadi, in realtà, ricordiamolo sempre, hanno come primo detentore dei diritti Discovery, Warner Bros. Discovery, con la piattaforma Discovery Plus, che vi garantirà di seguire tutta l'Olimpiade, mentre la RAI ha soltanto insomma, tra virgolette, 300 ore, quindi in quelle 300 ore certamente farà vedere il meglio, soprattutto gli italiani. Però chi volesse vedere tutta l'Olimpiade deve fare l'abbonamento a Discovery Plus o seguirli su Eurosport o sulle altre piattaforme del gruppo. E poi ancora la partnership con la 7 per la ritmica, le coppe del mondo sulla RAI, e poi le nostre dirette su Sportface. Insomma, le gare più importanti sono tutte a disposizione, tra l'altro, lasciatemelo dire, gratuitamente, questo per un grande sforzo e impegno del Consiglio Direttivo Federale presieduto da il presidente Gerardo Tecchi. E siamo con Elisa Iorio alla trave. Gamba Elisa. Sì, gamba Eli. Rondata, salto teso, smezzato, perfetto, brava. Olla. Peccato, una caduta dalla ruota senza mani. Anjambe cambio e Anjambe cambio mezzo giro. Porta a terra. Si prepara per la serie acrobatica indietro. Ripartiamo con il volteggio della pancia. Clic e salto teso smezzato con un piccolo squilibrio. Ribaltata senza mani. Questa perfetta. Anjambe ad anello sul posto. Anche qua un decimino lasciato sull'arrivo. Ehi, no, purtroppo non è riuscita, sì, perché non è riuscita a impugnarsi la gamba nel giro. Magari se dopo abbiamo rallentatori di questo riusciremo a vederlo meglio, e quindi poi gli si è spostata tutto l'equilibrio, tutto il baricentro fuori, e lì poi è difficile rimanere sulla trave. Rondata e doppio carpio, peccato perché l'esercizio di Elisa ha un potenziale, sì, altissimo, molto alto. Non dimenticherò mai che la trave di Elisa Iorio fu decisiva per la qualificazione a Tokyo 2021, proprio a Stoccarda, nel concorso di ammissione. Ha mancato la presa, vedi che non riesce a prendere il piede, e quindi lì poi la gamba si sposta, il braccio si sposta, cerchi di recuperare, ma è molto complicato. Siamo con il Brasile, la Giulia Soares, al corpo libero. Tabac, molto buono, con un piccolo saltello all'arrivo, ma molto buono.
corpi liberi delle brasiliane interessanti, quindi potremmo alternarci trave corpo libero su quest'ultima rotazione, ma forse qualche parallela dell'americana. Però Anjambe cambia d'anello e salto strag. E la samba. Doppio raccolto con un saltellone. E beh, è un omaggio a Parigi, al Milord. Lei vedete che ha la mezza punta, ma gira uguale, gira bene. Beh, la mezza punta comunque vai a coprire proprio solo quella parte, certo, che fa presa, che sulla fa, esatto, pedana, che fa dritto sulla pedana. E doppio carpio, conclude molto bene la Suarez, brava, là, bravissima, bene. Bravissima, direi bene, felice, saluta tutti. Evelyn Lowe, come vedete alle parallele, ha ottenuto un 12.767. Ecco Tiana invece. Marin Boyer al volteggio 13.433, Evelyn Lowe 12.767 alle parallele. Sì, intanto Tiana Sumana Sequeira parte, un giro, poi piantata e chapeau, pack, kip verticale e piantata chapeau mezzo, piantata con mezzo giro, gran volta di dorso, Jäger, cambio petto swing e poi Zucara, chiedo alla regia se può andare subitissimo alla trave, grazie, perché c'è la nostra Manila Esposito che entra in maniera esplosiva. Siamo entrati con la regia, grande, come sì, con Manila, cioè così, boom. Boom, grande vice campionessa d'Europa. Sì, oh, molto bene anche la serie a 3 collegata, brava Mani. E da ribaltata senza mani con uno squilibrio di qua e uno di là, mannaggia, ta. Ruota, no, Ina. Sta ruota senza mani ha fregato sia Manila che Elisa. Sì, una trave per ora un po' ostica. Ostica per le azzurre. Al corpo libero intanto c'è la Barbosa con Britney Spears. Mi spiace per Mani, però posso dirti una cosa? Posso essere un po' fatalista? Meglio oggi che Rimini. Beh certo, oggi è... Quindi ci siamo giocati la caduta oggi per non farla là. È pur sempre un torneo amichevole, certo, infatti, rispetto alla competizione. Poi tra l'altro, ad essere sinceri, entrambi, Manila ha sempre dichiarato che la trave non è proprio il suo attrezzo preferito, e invece dove ha vinto agli europei, quindi esatto, chi lo sa. Dai, brava Mani, non importa, fa niente, la caduta appunto ci sta, vabbè, meglio oggi che appunto che tra un paio di settimane. Non le avremo nessuna né Elisa né Manila probabilmente in finale domani, perché no, a meno che di poi defezioni, sì, che poi dipende, lo dicevamo, perché sì, appunto essendo un incontro amichevole spesso cambiano, magari lo fanno rifare anche se non ti sei qualificata, per dare una mano, sì, a riprovare. Esatto, esatto, è allenante, è questo, allenante, questo esatto, questa gara, quindi probabilmente domani non saranno gli stessi i nomi delle qualificate di oggi, per esatto, questa ragione non vi diremo neanche insomma la lista dell'ottetto, no, esatto, esatto. Troverete naturalmente le classifiche pubblicate sul sito, però conviene citarle domani quando sapremo i tecnici cosa hanno deciso. Magari Enrico Casella vorrà proprio far rifare la trave a chi l'ha sbagliata oggi. Esatto, esatto, sì sì, ci può stare. Ed ora siamo di nuovo alle parallele, intanto la Sumana Sequeira, vedete 12.553 alle parallele. Eh sì, non era un esercizio, no, super. No, l'hai detto alla francese. Super, sì. Adesso tutto... Vediamo il volteggio. Oh là là, oh là là.
Bravissima, ribaltata, salto teso con un avvitamento e mezzo. Francia comunque benino, fa vedere delle belle cose. Beh, la Francia naturalmente avrà l'onore e l'onere di gareggiare alle Olimpiadi in casa. Poi solo le ragazze, mi pare, tra l'altro, perché mi pare che i ragazzi non si sono qualificati della Francia. Sì, credo anch'io, ma non ne sono sicuro, però... La Francia maschile sta passando un periodo un po' buio, come è capitato ci saranno anche a noi. Gli individualisti, quindi, qualche individualista. Sì. Intanto Asia D'Amato. Sì, gamba Asia. Adesso Asia ha una grande responsabilità, perché con due errori. Rondata, salto teso smezzato d'entrata, valore E. Flick, salto. Secondo salto, secondo per Anjambe cambio e Anjambe sul posto con mezzo giro. Salto costale. Parte laterale. Anjambe cambio con mezzo giro, brava. Buon controllo. Ribaltata senza mani e Anjambe sul posto. Giro in passe. Parte a terra. Si prepara per l'uscita, dietro, doppio carpio, brava, piega le gambe all'arrivo, grazie, bravissima, bene, esercizio portato a casa, siamo state su molto bene. Brava Asia, bacio con Angela e con Monica Bergamelli. Ed ecco Flavia, al corpo libero. Prima diagonale, doppio teso, hanno già gli esercizi pronti proprio per Parigi, per far battere le mani al pubblico. Flavia anche a corpo libero ci ha sempre fatto sognare abbastanza, doppio raccolto con un passetto indietro. Anjambe. E Gojian. Fatto l'occhiolino a Maddalena e uno e mezzo dietro, uno avanti, brava. Diagonale dietro avanti con un decimo da buono. Anjambe cambia ad anello con mezzo giro. Un artistico di Valorone. Se battono le mani già qua in Italia, io riesco solo a immaginare Parigi cosa potrà succedere. Parigi Bercy, mamma mia, piccolino. Piccolo, sì, modesto, doppio carpio. Beh, bello, bravissima, bello, no? Bello. Standing ovation, brava. Ah, vabbè, proprio super, brava, mi è piaciuta tantissimo. Molto bene, sì, per il palazzetto, chiamarlo palazzetto è... Beh, uno degli impianti più grandi al mondo. È un... A livello del Madison Square una Garden. Una cosa incredibile, sì, io lo adoro, c'ho il cuore. Cioè, una ragazza emozionata sul pubblico. Tu hai gareggiato da junior? Ho gareggiato da junior al mio primo europeo cioè ero con gli occhi fuori dalle orbite e poi ho fatto una Coppa del Mondo da senior sempre lì. Ma è un palazzetto stupendo. Gamba Angie. Entriamo in salto avanti, che è un'entrata di valore D. Quindi, insomma, ottima. Lavoro avanti. Lei c'ha questa serie ribaltata salto avanti, bravissima. Bello come si è messa in posizione per il giro. Un e mezzo. Alla trave è possibile fare i mezzi.
quindi 1.5, 2.5, 3.5, bla bla bla. Il corpo libero no, corpo libero solo 1 in 1, 1, 2, 3. Prepara la serie acro dietro, flick e salto teso smezzato più salto teso smezzato. Brava. Bravissima, brava Angie. Anjambe cambio e Anjambe sul posto con mezzo giro. Ribaltata senza mani, collegato a Anjambe sul posto, collegato al divaricato frontale. Se proprio bisogna essere pignoli, questo frontale non proprio proprio a 180, però fa niente. Fa niente adesso, poi per le gare quelle importanti bisogna aggiustare. Essere perfetti, la ricerca della ginnastica è questa, la ricerca della perfezione. E rondata doppio carpio, bravissima! Ma veramente una garona l'Andreoli, anche cavoli, perché sì. Appunto dover entrare così in sostituzione di Giorgia Villa. Sì, sì, brava, brava, vuol dire che farsi trovare pronte così e sul pezzo. Carichissima, lei top. Lo scorso anno arrivò terza, ricordiamo, nell'All Around dietro Manila Esposito e Alice D'Amato, quindi chissà quest'anno. Vedremo. Volteggio. Sì, intanto alla trave si prepara Alice D'Amato, mentre al volteggio sì. No, è successo qualcosa di strano anche qua, ha fatto uno Zucara raccolto, prenderà un punteggio basso perché il salto l'ha fatto, però sarà stato qualche errore. Eccoci. Corpo libero. Tabak. Molto ben controllato. Con Caroline Pedro. Anjambe sul posto con un giro. Uno e mezzo smezzato, rondata, flick, salto teso. Anche lei incappa in questo errore delle gambe piegate un po' mollicce sull'arrivo dell'uno e mezzo smezzato e quindi non riesce a mettere un elemento di valore alla fine della diagonale. Anjambe cambio. E Anjambe cambio con mezzo giro, ha fatto solo un salto teso, lì probabilmente ci doveva essere magari un doppio salto piuttosto che magari un doppio avvitamento, un due e mezzo. Bene il passo di danza. Un doppio giro in wall position, ma non era terminato, quindi ne prenderà solo uno. Doppio carpio e termina l'esercizio. Non avrà un gran punteggio di partenza perché praticamente c'ha, non dico una diagonale in meno, ma quasi. 14.033 Angelina alla trave. Wow. Tocca ad Alice alla trave. Sì. La vediamo, la fra vediamo poco. Un attimo, intanto la vediamo di sfondo, intanto che finiamo l'ingresso, di vedere l'esercizio. Bene. Intanto andiamo a vedere questo Stalder unito e Stalder unito con mezzo giro e Jäger con l'allenatrice che fa l'esercizio insieme a lei. Chi verticale mezzo giro, Stalder e Zucara d'uscita. Brava, un po' basse le spalle sull'arrivo, però un esercizio buono. Eccoci. Flick e salto teso smezzato, brava. Salto avanti, brava, buono l'arrivo che deve essere con i glutei alti, non si può arrivare in accosciata, devi avere il bacino alto, massimo all'altezza delle ginocchia, ma poi da lì iniziano le penalità.
preparazione per il giro, doppio, brava, con un sorrisino alla giuria. Parte laterale, si prepara per l'uscita, 2,5, bravissima, brava, contenta, felice, felicissima, mi piace quando sono così soddisfatte del loro lavoro, è una gioia per gli occhi. E questa è la prima parte che non avevamo visto, ecco. Anzambe cambio e ribaltata senza collegato, me l'ero persa che aveva collegato, sarebbe bello se collegasse anche il divaricato frontale direttamente alla ribaltata senza, che è una cosa che vorrebbe fare, ma che lì c'è stato un piccolo sbilanciamento. E andiamo a corpo libero, perché tanto poi la parte dopo l'abbiamo vista. Tabac, piacciono i tabac in Brasile. Sembra, da questo piccolo spoiler, sembra che nel prossimo codice il tabac sarà valutato come lavoro dietro, perché in questo caso adesso è valutato come lavoro avanti, quindi rischierà un po' di perdersi, però è, cioè, forse è così, forse. In lavorazione, dovremmo chiederglielo a Donatella Tanchi. Sì. E poi c'è da mettersi a studiare da dopo le Olimpiadi, quando uscirà il codice 20, 25, 28. E ci sono gli esami. Doppio giro impugnato. Doppio raccolto. Ma l'Andrade non fa corpo libero, sì? No. Dai. Non c'è. Sono un po' delusa da questa cosa. E quindi, non ho guardato l'ordine di lavoro. E prima. Quindi di conseguenza non è in corsa. Quindi abbiamo per terminato. L'all around. Esatto. Sì. Abbiamo terminato. Attendiamo le classifiche. Stiamo aspettando le classifiche per dare il finale, ma insomma ci sono segni di grande soddisfazione da parte della delegazione italiana, quindi ci aspettiamo buone notizie. Alice D'Amato intanto porta un 13.633 alla trave, dobbiamo dire che Asia, Angela e Alice hanno riacciuffato una trave che altrimenti stava andando di traverso. Scusate il gioco di parole. Trave traverso, esatto, cioè, e stavolta sì. Stavolta sì, quindi va bene. Complimenti Enrico Casella. Complimenti, grazie mille. Eccola qui la classifica con Ellie Black, che incredibilmente l'avevamo detto gareggiando prima suddivisione, riesce a mantenere la testa della classifica. Quel 55-7-33 non lo volevamo dire, ma era un punteggio davvero insidioso. Sì. Poi l'Alice D'Amato che è riuscita a pareggiarlo, e quindi pari merito entrambe al primo posto, e Alice D'Amato quindi alla terza ginnastica italiana a giudicarsi il trofeo Città di Jesolo, dopo dicevamo Lia Parolari nel 2009 e a Manila Esposito lo scorso anno. Quindi complimenti, ma attenzione perché la gemella Asia D'Amato non troppo lontano, sono neanche un punto e è terza, medaglia di bronzo, quindi sul podio. Flavia Saraiva è la prima delle escluse, la prima ai piedi del podio, 54,866, quindi 44 millesimi, a seguire a 54,400 Angela Andreoli, che ha fatto una garona eccezionale a pari merito con Manila Esposito, la campionessa uscente, un'Angela Andreoli che probabilmente ha beneficiato anche dell'errore di Manila alla trave, dove purtroppo ha fatto
fatto quell'errore. Senza la caduta, 55-4. Probabilmente era, però, era sul podio. Con i secoli, però, ma lo sappiamo, esatto, che non facciamo niente. Esatto. Però hai visto, 54-9 la terza, 54-100 l'ottava. Bravissima, cioè nel giro la Sumana Sechera ottava a pochissimo, ci sono 8 ginnaste, ecco, sì, la classifica squadre. L'Italia quindi si aggiudica ancora una volta, come lo scorso anno, quando non c'era però una squadra statunitense, e 166-800 il totale della Italia A, secondo posto per il Brasile con 164-465, con una Rebecca Andrade che non ha fatto il corpo libero, con qualche errore abbiamo visto alle parallele, se non sbaglio, da parte delle brasiliane, e gli Stati Uniti d'America terzi con 163-934. Non siamo abituati a vedere gli USA dietro a Italia e Brasile, ma era anche una squadra diciamo sperimentale, sì, chiamiamola, certo, così, certo, futuristica, e quindi molto interessante anche il punteggio del Canada, che trascinata proprio da una straordinaria e infinita, inesauribile Elizabeth Black, è arrivata al quarto posto con 161-867. Sicuramente la sfida fra Italia e Canada e Francia è già un'indicazione importante, sì, in chiave olimpica. Ah, certo, certo. Perché comunque sono quelle le nostre competitor, quando mi permetto di dire che Brasile e Stati Uniti sono un pelino avanti, però chi lo sa, magari una classifica che sì, potrebbe essere nulla, niente è precluso, già scritto, sì, quindi vediamo, arriviamo a luglio e poi diciamo che il nostro sogno sarebbe salire sul podio, ovviamente dopo il quarto posto di Tokyo, esatto, quindi la nostra, diciamo, l'obiettivo minimo, poniamoci minimo, quello, sì, dai, è il bronzo, l'obiettivo è la medaglia, esatto, il bronzo, se poi una dopo medaglia. Esatto, se poi dopo riuscissimo a fare anche lo sgambetto a qualcuna delle stra big, ben venga, sicuramente Canada, Gran Bretagna, Francia sono i nostri principali. Canada bisogna vedere, sì, la Gran Bretagna, vediamo. Abbiamo Gran detto Bretagna, senza però le Gadirova, e quindi ecco qua intanto la premiazione, sì, e abbiamo, nel frattempo stiamo aspettando altri ospiti da Valeria, e speriamo di avere le big. Rebecca Andrade la vorremmo assolutamente, con tutta la squadra brasiliana, aspettate ancora, perché statunitensi, le americane, dovrebbe esserci Liukin, le americane, ok, e quindi adesso ci godiamo, Ilaria, questa premiazione, sì, assolutamente, che ci regala due volte l'inno di Mameli, assolutamente, sì, complimenti, evviva, davvero una edizione da incorniciare, quella del trofeo Città di Jesolo 2024, una edizione olimpica che negli anni passati ci aveva sempre dato indicazioni forti per le Olimpiadi che si presentavano quello stesso anno, sì, e quindi insomma abbiamo sempre detto che il trofeo Città di Jesolo è un talismano, e quindi vedremo cosa accadrà intanto a Rimini quest'estate, poi a Parigi. Nel 2012 l'Italia arrivò seconda dopo gli Stati Uniti, nel 2016 l'Italia arrivò terza dopo USA e Brasile, con la vittoria nel concorso generale di Gabriel Douglas, e nel 2021 non si è disputata l'edizione perché purtroppo c'era il Covid, sì, nel 20 e nel 21 sono stati due anni in cui il trofeo Città di Jesolo non si è disputato, tra l'altro con la calendarizzazione così bassa, ad aprile nel 2020 ci fu il lockdown proprio, sì, no, pochi giorni prima, sì, sì, a febbraio chiusi tipo dall'11 esatto, marzo, esatto, quindi genere, praticamente uno dei primi tornei a saltare fu proprio, sì, Jesolo, perché all'epoca, ricordiamolo, tutti auspicavamo ancora che si facessero le competizioni, sì, sperando che durasse il meno possibile, poi sappiamo che è arrivato anche a toccare il 21, e sì, quindi a compromettere l'edizione successiva, così come le Olimpiadi del 20. E allora, yes, intanto stiamo aspettando, vale la pena attendere i protagonisti, perché ovviamente abbiamo tanta voglia di ascoltare dalla voce dei ginnasti, dei loro anche allenatori
più importanti dalla loro viva voce le impressioni dopo questa gara. E tra l'altro, se avessimo la fortuna, no, di portare Valery Liukin in postazione, sì, ricordiamo magari ai più giovani chi è Valery Liukin. Lui è stato campione olimpico a Seul con la squadra nell'88, ha vinto anche la medaglia d'oro individuale alla sbarra nell'88, è stato il numero 2, l'argento nel concorso generale e nelle parallele, quindi ha vinto 4 medaglie olimpiche nell'88. Pensa, 20 anni dopo, nel 2008, sua figlia Nastia vince il concorso generale individuale femminile a Pechino. Che bello. Una storia meravigliosa per un ginnasta ovviamente russo che si trasferisce poi negli Stati Uniti d'America e quindi la figlia gareggerà poi con il body stelle e strisce. E sì, Liukin ora riveste ancora un importante ruolo all'interno della federazione americana e quindi vorremmo sapere da lui magari qualche indiscrezione, qualche news, se riusciamo a farlo, se Valeria riuscirà a farlo sbottonare un pochino a proposito delle stelle americane, che naturalmente per noi sono come le stelle hollywoodiane, sono i nostri riferimenti, i nostri sogni che ci emozionano e quindi siamo impazienti di avere qualche news, come dici tu. E poi ecco, magari se riusciremo ad avere anche i tecnici o anche sicuramente vorrei l'Andrade speriamo di averla, magari già anche con una mascherina veneziana, è sempre stato un dono estremamente gradito da tutte le ospiti di questo torneo che abitualmente si faceva in un periodo più anticipato, più carnevalesco, esatto. E quindi c'era questa tradizione della mascherina. E in ogni caso, come ho detto, un'altra attrazione di questo evento è la vicinanza a Venezia e il fatto che di solito Cittone e lo staff organizzativo organizzano la domenica dopo le gare una bellissima escursione, passeggiata, non so se sarà come gli altri anni una navigazione sui canali veneziani. E vediamo intanto qua davanti a noi anche Elisabeth Seitz, la vediamo con la Germania, perché naturalmente la premiazione coinvolge entrambe le suddivisioni. È stato bello rivedere anche Betty Seitz tornare in pedana e aver scelto proprio l'Italia, a cui lei ha fatto una chiarissima esplicita dichiarazione d'amore. E tra l'altro ricambiata nei suoi confronti, ma devo dire anche nei confronti della federazione tedesca, della Germania, che ci ha ospitato tante volte, ci ha anche regalato tante soddisfazioni a Monaco, a Stoccarda, e quindi è sempre un piacere, e anche Stoccarda quest'anno nel DTB Pokal, un concorso internazionale esattamente come il trofeo Città di Jesolo, estremamente prestigioso, che si svolge alla Porsche Arena a Stoccarda, dove noi anche quest'anno abbiamo vinto con la maschile e non c'erano le ragazze. Intanto ecco i consueti abbracci e le congratulazioni, ed è davvero commovente vedere tra Stati Uniti e Brasile, vedere l'Italia adesso chiamata e proclamata vincitrice di questa edizione. Naturalmente la squadra A, perché l'Italia schierava due formazioni, a dimostrazione anche di un movimento in grandissima salute. Assolutamente, sì. Non lo dicono con ironia, perché è uno sport facciamo un po' le cornina, dai. No, ma attenzione, intendevo salute nel senso di proposte, nel senso di ampiezza della rosa. Certo. Adesso se volete andare a vedere sul ginnasta appena uscito, il numero 1 del 2024, che è online sul sito www.federginnastica.it, potete vedere tutto l'album delle figurine, non si incollano, ma ci sono tutte le ginnaste e i ginnasti dei nostri campionati nazionali, ed è bellissimo vedere quanto sia ampio il nostro movimento. Abbiamo tantissimi ragazzi in Italia che fanno la ginnastica, dobbiamo dire che le ragazze sono diventate molte di più, adesso c'è una moda al femminile fortissima, perché ha sovvertito un po' la tradizione che aveva visto sempre avanti da Yuri Keiki, insomma Menichelli, insomma i grandi del passato, ma nel terzo millennio c'è stata un'inversione di tendenza e sicuramente adesso le ragazze sono
dominanti dal punto di vista dell'appeal e dell'attrazione. Ci sono tantissime bambine anche qua al Palazzo dello Sport con il classico chignon, anche se non devono gareggiare, tutte pronte loro. Pronte con le tute societarie, magari vedo che sono probabilmente anche dei gruppi organizzati. Sì, assolutamente, questa è una cosa bellissima, perché comunque è sempre una crescita vedere i propri idoli dal vivo. Esatto. E vediamo adesso la premiazione, sentiremo l'inno nazionale e sì. Intanto vediamo il presidente Gerardo Tecchi che sta effettuando le premiazioni e insieme a lui le altre autorità, c'è anche il sindaco del comune di Jesolo Christopher De Zotti, cui va la nostra gratitudine per l'ospitalità. L'amministrazione locale è sempre stata vicina, le varie amministrazioni che si sono succedute nelle lunghe 15 edizioni, abbiamo detto quindi 17 anni per le due mancate, e poi ancora il vicepresidente FIGI Rosario Pitton, il presidente del comitato regionale FIGI Veneto Dario Martello, il presidente della G-Mart Academy Maila Dagonfo e il team manager della ginnastica artistica femminile Massimo Contaldo. Ecco la foto di rito che ritroverete anche sui nostri profili social e sul sito della Federazione Ginnastica nella fotogallery a firma di Simone Ferraro. E ora passiamo alla classifica individuale, quindi potremo andare a fare l'intervista adesso da Valeria Tarallo, che è con Valerie Liukin. Valeria, a te la linea con un monumento della ginnastica artistica maschile e femminile. Grazie mille David, è un onore avere qui Valerie Liukin e poterlo intervistare, quindi lo ringraziamo per aver accettato questa intervista. It's an honor to have you here, thank you so much for accepting this interview. You're a monument in gymnastics and you've trained so many successful gymnasts, Nastia Liukin, Carly Patterson and so on, and now you're training Esli Rivera, Claire Pease, and also Tyler Turner, which have competed today. So can you tell us something about them? Quindi ci può dire qualcosa oltre alle grandissime ginnaste che ha allenato negli anni, Nastia Liukin, Carly Patterson, ci può dire qualcosa sulle ginnaste che hanno gareggiato oggi, quindi Tyler Turner, Esli Rivera, ma anche Claire Pease, che si è classificata terza nell'all around. Well, first of all, thank you so much all that. We're very, very happy to be here. This is one of our favorite competition in the year. Everybody normally looking forward for this competition. We come in here every year and we love it every time. But, yes, about the gymnasts. This is our new generation of the athlete we raised and we brought it here, hoping to see them all in, for the next quadrennium. All these young athletes, very, very talented, and we're very happy to see them perform well. Quindi ci dice che è veramente felice di venire qui e è un onore anche per lui, perché aspettano con ansia il trofeo Città di Jesolo ogni anno, sono veramente contenti di gareggiare qui con le loro ginnaste. E a proposito delle sue ginnaste che hanno gareggiato oggi, ci dice che sono molto fieri del lavoro che stanno facendo, perché dimostreranno chi sono anche nel prossimo quadriennio. Sono tutte molto giovani, quindi certamente le vedremo brillare nel prossimo futuro. Quindi adesso possiamo chiedergli magari come si sta evolvendo la ginnastica americana in vista delle prossime Olimpiadi, ma anche del prossimo quadriennio. So, how is the USA gymnastics evolving towards the Olympics, but also the next 4 years after the Olympics? Do you believe that the program is solid and the girls are training well and they are also improving on so many levels? What can you tell us about it? Yes, at this point, all our seniors are very busy, especially all the girls. They are getting ready for the US championships and the Olympic trials. It's coming up very quickly. So, yes, they're improving. I think things are looking up. Tutte le ragazze si stanno allenando duramente anche in vista dei prossimi nazionali che si terranno a giugno negli Stati Uniti, ma anche degli Olympic Trials, quindi le gare che servono a selezionare la squadra olimpica in America. And last question, quindi ultima domanda, a proposito di Gabby Douglas. Are you training Gabby Douglas right now? Is she training well for her comeback? We are really
we really love your gymnastics, and we are really anxious to find out how her routines have improved over the years. So what can you tell us about her? Yes, Gabby Douglas is in the gym, in my gym, and she's preparing for the upcoming competitions. She's doing well. She's very happy. We're very happy to see her. She's a very special young woman. Quindi si conferma anche che Gabby Douglas si sta allenando per le prossime competizioni e si sta allenando veramente bene. Ci dice che è una ragazza molto speciale e lo sta dimostrando ogni giorno in palestra per i prossimi appuntamenti, ed è molto contento del lavoro che sta facendo dopo il suo rientro alle competizioni. Valeria, puoi chiedere a Liukin che ne pensa della nazionale italiana e se può essere un competitor importante per il Dream Team degli Stati Uniti, insomma, che cosa ne pensa delle nostre fate? So what do you think about the Italian national team? Do you believe that they are a fierce competitor for USA Gymnastics for the upcoming Olympics and also the next competitions? Do you believe they have a solid and rich program that they can be reckoned with? Absolutely, 100%. Gymnastics is absolutely beautiful. They're very stylish. I love their gymnastics. I love their style. Sì, possono essere le nostre ragazze della nazionale italiana assolutamente competitive e ama lo stile delle nostre ragazze, anche il loro programma tecnico, e possono di certo essere delle avversarie che possono dare del filo da torcere agli Stati Uniti per i prossimi appuntamenti. So, how did you guys feel about today's competition? Come vi siete sentite nella gara di oggi? E come sei sentito nella competizione di oggi? Está feliz com o resultado. A gente sabe que aqui é uma competição preparatória, a gente está se preparando para os Jogos Olímpicos. Henrique, presta atenção. A gente está se preparando para os Jogos Olímpicos. We are preparing for the Olympic Games and we feel good today on the competition. Então, a gente sabe que pequenos erros podem acontecer, então a gente vai voltar para casa e trabalhar cada detalhe, cada erro, cada falha, para que a gente possa competir melhor cada vez mais. And we are going to come back to our home and work on the details to getting better and better for the Olympics. Sì, lavoreranno sui dettagli. Stanno preparando per le Olimpiadi. Questa gara è stata preparatoria e loro, nonostante gli errori di oggi, vogliono tornare a casa più pronte che mai e più cariche che mai per prepararsi per il grande appuntamento di quest'estate, e andranno a lavorare ancora più sodo dopo questa gara di oggi. So you've won historic team silver at World Championships. So do you feel that this silver has made you gain more confidence in the competition? Vocês acreditam que a medalha de prata no último campeonato mundial deixou vocês mais confiantes? Ah, é uma pergunta difícil assim de falar. Eu não sei se confiante, porque parece um pouco de prepotência, mas mostrou pra gente que a gente tem capacidade de alcançar lugares muito mais altos. O tanto que a gente treina tá valendo a pena. I don't know if it can be a little bit rude, but of course the medal gets her more confident and we can feel the place that we can be and work more hard for that. Mas é muito bom poder chegar na competição e conseguir mostrar tudo que a gente faz no treino. Foi um orgulho gigante a nossa medalha. And it's really good to come to the competition and show what we can do on a training inside the competition. Quindi ho chiesto loro se lo storico argento che hanno vinto ai campionati mondiali ha fatto acquisire nuova fiducia a questa squadra, perché è stato un bronzo storico per il Brasile, e Rebecca ha risposto per noi e ha detto che ovviamente è stata una grande spinta per la loro fiducia, ovviamente non è il punto di arrivo, però lavoreranno ancora più sodo per mantenere questi risultati. Valeria, ringraziale, ci vediamo domani. Thank you so much, obrigado. Thank you so much and see you tomorrow. Ci vediamo domani. Perché adesso ci sono altri ospiti in postazione, perché tra poco abbiamo il team degli Stati Uniti insieme a Valeria, che sarà sicuramente più a suo agio. Sì. con l'inglese. Tra l'altro quanto parlano veloci le brasiliane, beh, mamma sì, mia, dai. Velocissime. Sono brave in comunicazione, giusto, dai. Sì, sì. Bisogna anche saper comunicare la propria passione. Vai Valeria. Quindi siamo qui con la squadra senior che ha appena gareggiato al trofeo Città di Jesolo. We are here with the USA senior team that has competed in Jesolo. So how did you guys feel about the competition? Come vi siete sentiti in questa gara? Yeah, I think we did really well as a team. We started on beam, which is a hard event to start on, but we did absolutely amazing. We really put ourselves out there and came together as a team, and we kept it like that throughout the whole meet.
quindi hanno iniziato a trave. È un attrezzo certamente difficile da cui cominciare, ma sono state molto unite durante tutta la gara e quindi si sono fatte forza a vicenda per tirare fuori i risultati migliori che potessero ottenere. Did you make any finals for tomorrow, girls? Si hanno raggiunto delle finali per domani e come si sentono a riguardo? I think we did make some finals, and I'm not quite sure which ones yet because we haven't really looked, but I think I made beam finals and possibly bar finals, so I'm very excited about that and very excited for tomorrow to prove what I can do. I am not sure either. I haven't seen anything. I'm hoping for as many as possible. Quindi sicuramente avranno raggiunto delle finali per domani. Ancora non sanno bene quali finali andranno a fare perché non hanno letto le classifiche complete, ma sono molto positive al riguardo e non vedono l'ora di gareggiare domani. So Tiana, you've won the competition 2 years ago. You were a junior, so now how do you feel about coming back to Jesolo as a senior? And do you think that Jesolo has been a great experience back from the start, or has it in some ways improved your program, or can you test some routines before performing them on the international ground in other competitions? Quindi Tiana ha vinto 2 anni fa il concorso individuale da junior, quindi se questa sua esperienza a Jesolo è stata positiva per la sua carriera, perché adesso ha gareggiato come senior, e se è un buon campo di prova per i suoi esercizi. Yes, I absolutely love this competition. There's so much fun and so much energy. I love the Italian crowd. They're amazing and everybody supports everybody here. There's no major competition and we're all here to do our best, of course. And this meet is just amazing, coming out here competing, especially since I've been here before. I came in knowing this meet was going to be amazing, and especially with this incredible team, I was really excited to be out here again with such an incredible field of seniors, experienced seniors. Quindi è stata veramente emozionante come gara, perché dal momento in cui è stata convocata per il trofeo Città di Jesolo sapeva che sarebbe stata una gara meravigliosa, soprattutto per la grande squadra con cui ha gareggiato, ma anche con tutte queste ginnaste che hanno una grande esperienza e che in qualche modo possono sostenersi a vicenda. Quindi ama anche il pubblico italiano, quindi ribadisce che ama l'energia e l'energia che le trasmette il palazzetto durante la competizione, che di certo gioca un ruolo molto importante durante gli esercizi. So thank you so much, girls, and good luck for tomorrow's finals, and wish you the best. Thank you so much. Thank you. Grande, grazie Valeria, e chiudiamo con l'Italia. Abbiamo una parte della squadra, Lisa Iorio, le due sorelle D'Amato e anche Giorgia, perché Giorgia ha fatto parte del gruppo, e aspettiamo, adesso arrivano la Andreoli. Mancano Manila e Angelina. E Manila, esatto. Allora, te Valeria. Angelina, forse benvenute ragazze a questa intervista. E com'è andata la gara di oggi? È andata molto bene, infatti siamo riuscite ad arrivare prima a battere Brasile e America. Per noi è stata una prova molto importante in vista per gli europei e siamo molto soddisfatte, e continueremo con il duro lavoro per arrivare più preparate possibile all'europeo. E vi aspettavate questa doppietta sul podio individuale, Alice ed Asia? In realtà no, perché io comunque ne arrivo da 2 infortuni abbastanza tosti, e per me già tornare sull'all around era parecchio, e sono ancora più contenta, ecco. Per me no, non me l'aspettavo, nel senso che io non ho guardato i punteggi fino alla fine, quindi non ho idea di chi fosse davanti, chi non. Ho cercato di fare la mia gara e ho cercato di portarla al termine al meglio possibile. C'è ancora da lavorare, perché c'è da perfezionare ancora tutti gli esercizi, però sono davvero soddisfatta. Perfetto, vorrei fare i complimenti anche ad Angela, perché poi ha sostituito Giorgia, ha fatto una bellissima gara, quindi cosa puoi dirci di oggi? Sei soddisfatta? Hai guadagnato un 5º posto nella classifica generale, quindi cosa ci dici, quali sono i pensieri post gara? Allora sì, sono molto soddisfatta della gara che ho fatto oggi. Purtroppo Gio non è riuscita a gareggiare perché non stava molto bene, e spero sinceramente che si rimetta presto. E sì, sono soddisfatta, si può sempre fare meglio e cercherò sempre di lavorare duro. Perfetto, quindi per i prossimi europei come vi sentite, dato che manca poco all'appuntamento? Allora...
facciamo le corna come mi indicano dalla regia. Però allora noi siamo pronte, cerchiamo sempre di dare il meglio in ogni occasione e quindi agli europei, nonostante siano in casa, noi facciamo il nostro e ogni gara a sé, quindi quello che viene viene e a prescindere dal risultato saremo contente e una squadra unita. Valeria, vogliamo fare un grande in bocca al lupo alla nazionale maschile che è la prima che farà l'europeo, no? Assolutamente. Che iniziano proprio da adesso, vogliamo far dire qualcosa. Sì, la nazionale maschile aprirà. Fallo dire a Elisa che tra l'altro è anche leggermente interessata. No, io dicevo che è emiliana, è nata a Modena. Ah, io okay. Quello stavo dicendo, non altro. Non quindi altro. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale maschile che aprirà le danze all'europeo. Sì, sì, sapranno dire la loro anche i maschi e quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. E poi c'è questa competizione, loro sono campioni d'Europa, loro sono arrivate seconda, a Monaco erano state loro prime, i ragazzi secondi. Vediamo, ormai insomma, a Rimini. I traguardi sono tantissimi, quindi speriamo che questa squadra possa fare bene agli europei. Facciamo tutti le corna, incrociamo le dita, che questo europeo possa essere molto positivo. Grazie. Grazie ragazze. Grazie ragazze. Grazie, in bocca al lupo per le finali di domani. Grazie.